Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi siamo sulla mappa francese, la Hobe Leron. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, ragazzi, che è gratuito. Iscrivetevi e lasciate sempre un bel pollicione all'insù. Allora, ragazzi, l'ultima volta abbiamo ridato buona parte del debito, che era più di 800.000 euro, e abbiamo ridato quasi tutto. È rimasto poco più di 100.000 euro, mi sa 110.000 se non sbaglio. E oggi andremo, insomma, a ridare tutto quanto, così stiamo a posto, non abbiamo più debiti con la banca e sta a posto così. E l'ultima volta, ragazzi, abbiamo sempre mi sono lamentato del fatto che avendo tutte queste produzioni, quindi tanti prodotti da vendere, non si sa mai quando è il momento migliore, perché insomma. E ho detto magari esistesse una mod che ti avvisa di quando è il momento per vendere, e voi mi avete detto che esiste, ragazzi, e io sono andato a vedere. In effetti è uscita sul modhub ufficiale, poi si chiama Sell Price Trigger, e ragazzi, mi è una mod che mi è sfuggita. Strano, perché insomma io controllo sempre le mod che escono, e questa veramente mi è sfuggita. Allora andiamola a vedere, ragazzi. Si attiva con premendo Alt più O. Eccola qua, ragazzi, e abbiamo tutti i prodotti con i prezzi. Allora, funziona così. Allora, innanzitutto ci indica il prezzo, per esempio il frumento, ti dice se il prezzo è in rialzo o in riabbasso. Per esempio, il frumento sta al prezzo che sta in rialzo. Poi c'è la domanda, la grande richiesta, insomma, viene segnalata qua se c'è alta richiesta. Poi c'è il prezzo più basso, ti indica, del prodotto, prezzo più alto che può raggiungere, e quindi questo è il prezzo medio tra il prezzo basso e quello più alto, e questo si aggiorna di giorno in giorno col passare del tempo. Quindi, e se noi, per esempio, vogliamo attivare, per esempio, il frumento, ad esempio, no? Vogliamo vendere quando è il prezzo più alto, basta mettere attivarla così, basta premere qua, e lui in pratica ci avviserà quando il prezzo di questo prodotto arriverà a questa cifra qua, ragazzi. Quindi è molto semplice. Quindi questa mo la disabilitiamo perché non ci interessa il frumento. Ad esempio, ci può interessare qualcosa delle produzioni. Per esempio, vediamo un attimino le uova. Ad esempio, il prezzo più alto è 3.000, quindi questo lo possiamo attivare, così ci avviserà. La lana no, non ci interessa. L'insilato, che ce n'abbiamo un bel po', ragazzi, lo possiamo attivare. Ce lo attiviamo. Poi vediamo un attimino cosa possiamo fare. Il pane, ad esempio, pure ce lo attiviamo. Le torte pure. Poi il burro, il formaggio, il tessuto, no, il tessuto no. Gli abiti ci interessa, lo attiviamo. Così, ragazzi, arriverà una notifica e lo andremo a vendere, raga. Così abbiamo risolto questo grande problema. Allora, poi vediamo un attimino. L'olio non ci interessa. Vabbè, queste non ci interessa. Concime, liquami, vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Queste LSR non ci interessa, che ho messo vendita automatica, quindi niente. Vediamo un po' più sotto. Ad esempio il vino e l'idromele che possiamo attivare, ragazzi, anche se, come potete vedere, insomma, c'è poca differenza tra il prezzo più basso e quello più alto, ragazzi, sono 200 euro di differenza. Quindi diciamo che questo prodotto possiamo venderlo sempre. Ci perdiamo poco, insomma. Poi vediamo e basta, è finito qua. Quindi diciamo che ora l'abbiamo attivato, ragazzi, quindi ci avviserà quando sarà il momento. E questa è la mod. Grazie per avermela segnalata, ragazzi. Io non sapevo che esisteva. Grazie ancora. Quindi adesso ce l'abbiamo. Quindi, allora, raga, prima di. Mo stiamo a febbraio, qua nevica, ragazzi. Quindi io direi andare a vendere questo vino qua. Guardate quanto vino che ho.
che altro è più tanto idromele, perché il miele, ragazzi, stiamo producendo a quantità industriale, quindi facciamo molto più idromele che il vino. Ho rifornito, ragazzi, la nostra cantina di uva, l'ho presa dalle serre e l'ho trasportato sui 50.000 litri di uva, raga. Quindi, ragazzi, produco molto più uva dalle serre che dal vigneto. Quindi 50.000 litri con una botta, raga, insomma, sono tanti. Ho dato poi anche una bella sistematina agli animali, raga, che stavano messi un po' maluccio. E niente, raga, ho fatto queste cosine qua. Altro non ho fatto più niente. Veramente, ragazzi, volevo comprare il biogas, però questo qua della mappa, sono andato a vedere, raga, costa un botto, 1,5 milioni. Allora ho lasciato perdere, casomai trovo qualche mod di biogas e poi lo mettiamo, raga, ma 1,5 milioni mi pare un po' troppo esagerato, visto che adesso che abbiamo, insomma, ridato tutto il debito, mo rifarlo di nuovo per il biogas mi pare un po'. Non mi pare una buona idea, insomma. Allora, ridiamo subito. Finiamo di dare sto debito indietro. Almeno l'abbiamo levato. Quindi erano rimasti 110.000 euro. Ce lo ridiamo e stiamo a posto con la coscienza, ragazzi. Eccolo qua. Stiamo a zero adesso, perfetto. Quindi adesso tutto quello che vendiamo è guadagno. E poi con i soldi che riusciamo, insomma, ad accumulare, poi casomai compriamo qualche altra cosina, compriamo qualche altro terreno, insomma, qualcosa poi ci facciamo con i soldi che riusciamo a fare. E insomma, io vorrei poi. Volevo affittare dei campi dove sta seminato il cotone, perché voglio fare cotone. A sto punto vediamo un po' se riesco a accumulare qualche soldo, casomai li vado pure a comprare. Mo' vediamo un attimino. Qua andando c'è le pallette che volano. Guardate che belli. Perfetto. Perfetto, direi. Andiamo a fare quest'altra vendita e mandiamo avanti il tempo. Andiamo avanti il tempo, così vediamo pure se la mod ci avvisa di qualche vendita che possiamo fare. Così la proviamo anche. Abbiamo 270.000 litri di insilato qua nel silos, che però sta a vedere il prezzo, raga, non è proprio un granché, cioè 500 e qualcosa. Apposta volevo comprare il biogas, volevo portarlo al biogas, insomma, però costa troppo, quindi aspettiamo, diciamo. Vedo se c'è qualche mod, sicuramente ci saranno mod di biogas, quindi devo dare un'occhiata e casomai la prossima volta possiamo pure fare costruire il biogas. Oh, mi sono salvato. Lo fa sempre piano quando sto carico sto camion. Guarda, guarda queste macchine, camminano come i dannati. Allora, ultimo caricuccio, caricuccio. Ok, perfetto. Altri 83.000, perfetto. Perfetto, perfetto. Ormai, ragazzi, facciamo vino a volontà. Ok, allora, raga, io mo direi di mandare avanti il tempo, perché no, abbiamo una bella ceppa da fare. Quindi andiamo avanti il tempo. Andiamo avanti il tempozzo, il tempozzo. E il tempozzo, il tempozzo. Vediamo un po' un attimino, però. Allora, vediamo un attimino quei campi a cotone come stanno messi, perché l'altra volta ci siamo andati a facciare, erano tutti da fertilizzare. Allora, vediamo un attimino. Eccoli qua, erano questi tre qua volevo prendere. Anche c'è anche il 10. Guarda quanti campi a cotone ci abbiamo, il 20. Mamma mia. Allora, il 5. Andiamoli a vedere, raga. Un attimino a vedere. Allora, in fase di crescita. Mi avete consigliato di non affittarli subito.
cioè di aspettare, casomai fertilizzarli attraverso le missioni, però boh, non lo so. Vedete, questo c'è da fertilizzare e basta, diciamo. Vediamo un po' se ci starà le missioni, raga. Allora, vediamo un po', fertilizzazione. Non c'è niente ancora di missioni. Vediamo un po' queste che è 30 anni di uva. No. No, allora, contratti da fertilizzazione, ragazzi, non ce ne sono ancora. Quindi io direi di andare avanti ancora con il tempo. Vediamo un po' se escono, casomai ce lo iniziamo a fertilizzare. Vediamo un attimino. Guardate i soldi che arrivano, ragazzi. Vediamo se è uscita qualche nuova. Irrorazione no. Niente, ragazzi. Fertilizzazione niente. Ancora. Mettiamo un refresh. Allora, campo 3. Campo 3 qual è? Campo 3. Campo 3 e campo 11. Vediamo un po' quali so. No, il campo 3 no. Campo 11 nemmeno. Niente, ragazzi. Vediamo un attimino pure gli animali se stanno a posto, perché mo... Allora, questi stanno benone. Sti cavalli, ragazzi, ancora io non riesco a capire sti cavalli su Farming 22, anche se mo sta a crescere il prezzo, 3.500, non lo so il massimo qual è. Anzi, fatemelo sapere, raga, che io non è che ci sto a capire un granché con sti cavalli. E niente, vabbè, i cavalli, cioè, questi stanno a posto. Vediamo un po' qua gli altri campi. Questo è un periodo che non ci abbiamo tanto da fare. Questa è in fase di crescita ancora. Conviene andare ancora avanti, raga. Arriviamo a maggio. Andiamo un attimino a controllare i contratti. Allora, eccoli qua. Forse sono questi. Qua campo 11. Campo 11 era? No, che cacchio dico, campo 11 non è. Campo 11 non è. Vabbè, l'hanno fertilizzato, però sta a posto. Quindi, ragazzi, conviene a sto punto. Abbiamo fatto bene andare avanti il tempo, così ci siamo risparmiati la fertilizzazione. Quindi questo sta a posto, raga. Andiamo a quest'altro. Il 5. Se l'hanno fertilizzato pure. E ce li andiamo a affittare quando sono pronti, raga. Casomai il giorno prima. Sta a posto, raga. Questi sono tutti fertilizzati. Quindi vediamo un po' un attimino. Il cotone mi interessa. Quando è? A ottobre dobbiamo arrivare addirittura. Va bene, dai. E allora andiamo avanti ancora il tempo, così casomai arriviamo a luglio. A luglio, uova spazio esaurito, lo so, mo le spostiamo. Allora, andiamo a spostare prima le uova. Le uovetta. Andiamo a spostare pure questi. Andiamo a spostare. Beh, zitta un po', zitta un po'. Allora, le uova qua. Va bene. Fino a mo', ragazzi, non mi è arrivata alcuna notifica dei prezzi, quindi può essere ancora, non lo so se funziona o meno, ma penso di sì.
le nostre uova. Ah, qua poi raga cambierò stalla, mo prossimamente mi trovo una stalletta che con più capienza. Ok, qua sta a posto. Gli animali mo sicuramente saranno da risistemare un pochino, vedete. Azione mista, roba varia. Allora, sistemiamo un attimino le pecorelle, che io mo c'ho due ballette qua. Allora, vediamo un attimino. Sì, prendiamo questo, i landini. Andiamo a sistematina gli animali, ragazzi, così poi casomai la prossima volta iniziamo a raccogliere un po'. Abbiamo il frumento. Qua ce l'ho un po' di razione mista. Già un cavolo invece. Allora lasciamo così. Questi poi me ne occupo io. Io vorrei non lo so se andare avanti ancora, perché questo è quasi pronto. Ci abbiamo fatto pure fino a giugno. Insomma, conviene fare la prossima volta, raga. Iniziamo, perché ormai il tempo è volato. Quindi io direi di e animali mo ci ripenso io a dare una sistematina. Mo voglio togliere un po' di uva qua. Un po' di uva qua. Qua ne uscirà una montagna. Tutto questo tempo che è passato, raga, qua. Allora, andiamo un attimino. Voglio andare a rivedere un attimino quella mod, raga. Allora, io quale avevo attivato? Scusate. Questa perché stanno tutte disabilitate, però? Raga, perché? No, ma perché me l'ha disattivata? Ma io l'avevo messa. C'è qualcosa che non è andato, ragazzi, perché io l'avevo attivata. Apposta mi sembrava strano che non mi è arrivata nessuna notifica. Non so se sto sbagliando qualcosa. E porca miseria. Porcaccia la miseria, no? Boh. Ma non lo so, raga. Non lo so, non lo so. Ah, vedete, uova al negozio di giardini. Mo me l'ha messa, scusate. Mo è uscita la notifica qua sopra, raga, vedete? Era uscita qua sopra. Però forse non ho premuto ok. Ah, forse lo sai che ho sbagliato, ragazzi. Cioè, l'avevo messa. Vediamo un po' se vedete. L'ho messa e sono uscito. Non ho messo ok, sicuramente. Che asino, sicuramente è andata così. Vabbè, mo lo penso che era questo il problema. Vediamo un po'. Ma mettiamo questi, attiva, attiva. Ok. Ok, devo mettere. Sicuramente sono uscito, vedete? Che questo mo è già passato sta cosa. Vabbè, raga, andiamo a portare sua e concludiamo qua, ragazzi. E
A posto. C'è da caricare l'altra, mo cerco di finire io, ragazzi. Vabbè, ragazzi, concludiamo qua. Oggi non è che abbiamo fatto chissà che grandi cose, però insomma abbiamo visto questa mod che ho settato male sicuramente, raga, fatemi sapere nei commenti se ho sbagliato qualcosa, però sicuramente ho sbagliato, perché se no. Va bene, raga, io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti.